Ciao 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 a tutti fratelli e sorelle, ciao ciao ciao, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Sono in debito con voi, tra l'altro passano le ore e le ore leniscono, hanno lenito, si dice così, sì, hanno lenito il mio male degli ultimi giorni, ovviamente dopo il 4-0 con la Lazio. Quindi com'è il mio carattere, piano piano mi sta passando. Allora, tante cose di cui parlare oggi, raga, tanti spunti molto molto interessanti. Ovviamente a capo di tutto questo video ci sarà la trattativa su Zaniolo, che stamattina pensavo fosse finita, in realtà non è finita, ma ne parliamo dopo, anche perché tra l'altro questa mattina abbiamo avuto... Abbiamo sentito le parole di Cassano, che dice: Zaniolo io non lo prenderei nemmeno gratis, e ha fatto tutto un discorso. Quindi questo è il bollo, la certificazione che Zaniolo verrà, Zaniolo debba essere preso, perché diventerà diventerà fortissimo. Diciamo che Cassano ultimamente non è che ne ha prese tante. Però sono, ragazzi, in debito con tutti voi per quanto riguarda un discorso che già vi dovevo fare nel video di due giorni fa, ma non ve l'ho fatto. Dovevo fare nel video di ieri, ma ero troppo abbattuto per il discorso della partita con la Lazio, ma me lo sono tenuto da parte, perché secondo me è un discorso molto interessante che fa capire esattamente a tutti noi la situazione in cui ci troviamo. Ok, mi riferisco ovviamente al calciomercato e mi riferisco ai soldi che debbano essere spesi su questo calciomercato, perché tante volte capita anche a me, no, di perdere un po' la bussola, di non capire esattamente il contesto in cui il Milan si trova. Quindi, come vi dico sempre, per capire bene un problema bisogna spostarsi, fare tre passi indietro e cercare di vedere la cosa con un'angolazione completamente diversa. Serie A, gennaio senza botti, il calciomercato più povero di sempre, addirittura una cifra così bassa non si vedeva dal 2003. Ovviamente mi riferisco al fatto che la spesa totale della Serie A è bassa, e l'ultima volta che le squadre di Serie A avevano speso così poco, tutte le squadre di Serie A messe insieme avevano speso così poco, si trattava di un calciomercato del 2003. Le squadre del campionato italiano stanno spendendo pochissimo, e sebbene le aspettative non fossero alte, una spesa così bassa non si vedeva addirittura dal 2003, quello che vi dicevo. In questo gennaio, infatti, le spese totali delle 20 squadre di Serie A non arrivano nemmeno a 10 milioni di euro. Come riporta Transfermarkt, ad oggi la cifra per gli acquisti è di appena 9.07 milioni di euro. L'acquisto più costoso dell'intera Serie A è stato fatto dall'udinese, che ha ingaggiato Mateus Martins dalla Fluminense per 6 milioni di euro. Per trovare una cifra così bassa bisogna addirittura tornare indietro di 20 anni, circa nel 2003, no, 20 anni esatti, in cui la Serie A spese solamente 615.000 euro. In quel caso l'articolo più costoso fu Pep Guardiola, che passò dalla Roma al Brescia. Piccola chicca di mercato. Addirittura, raga, per farvi capire, in tutta la Serie A, l'acquisto del portiere nuovo del Milan, Vasquez, a 400.000 euro, 500.000 euro, è il quinto acquisto più costoso della Serie A. Cioè, non sto giustificando, raga, vi sto semplicemente, come vi dicevo prima, vi sto semplicemente mettendo di fronte a delle evidenze. Sapete che a me, come dico sempre, mi piace fare dei video intelligenti per persone intelligenti. Vi sto semplicemente mettendo di fronte ad un'evidenza per la quale riusciamo a capire esattamente quello che è il contesto, quindi facciamo i famosi tre passi indietro e riusciamo a capire esattamente quello che è il contesto della Serie A. In tutto questo, ovviamente, c'è il trasferimento di Zaniolo, che nel caso dovesse andare a buon termine diventerebbe non solo l'acquisto più dispendioso di tutta l'intera Serie A, ma porterebbe il Milan ad essere la squadra che negli ultimi 4 calciomercati ha speso più soldi, in differenza ovviamente tra i soldi incassati e i soldi spesi. Ricordiamo sempre che ci sono squadre che hanno speso molto di più del Milan sul mercato, ma le hanno spesi perché hanno incassato tanto. La Juve incassa tantissimo vendendo Betancourt e altri giocatori, e può spendere altri soldi per andare a comprare Bremer, ma in differenza, quindi facendo il conto tra i soldi che incasso e i soldi che spendo, il Milan è la squadra che negli ultimi calciomercati è quella che ha speso di più di tutti, perché ovviamente non abbiamo venduto una mazza di nessuno. Questa è in sostanza il conteggio. Ma veniamo appunto a Niccolò Zaniolo.
Questa mattina credevo che la situazione della vendita del giocatore fosse ampiamente compromessa, ma in realtà non è così e adesso vi spiego perché. Questa mattina c'è stata un'offerta da parte del Bournemouth, non so come si pronuncia, amici inglesi che seguite questo canale, perdonatemi, e italiani che vivete in giro per il mondo e parlate benissimo inglese, perdonatemi, Bournemouth, quelli lì, hanno fatto un'offerta alla Roma per 30 milioni di piccioli, cioè quindi 30 milioni di euro. Il giocatore però vuole All Milan e spera ancora nel trasferimento. Notizia di pochi minuti fa, 4 minuti fa alle 13:40, Zaniolo ha comunicato alla Roma che al Bournemouth in Premier, diciamo in Premier così facciamo meno fatica, in Premier non ci vuole andare. Notizia di 4 minuti fa. Perché? E vi spiego il mio ragionamento che io avevo fatto. Il Bournemouth è una squadra, quella squadra lì di Premier, è una squadra che in questo momento si trova terz'ultima in Premier. Quindi Zaniolo, se avesse accettato la destinazione Premier, sarebbe andato a lottare per non retrocedere. Di fatto andava lì a giocare una squadra che lotta per non retrocedere. Ma la domanda che tutti ci dobbiamo fare, ed è la domanda cardine che sta in cielo in tutto questo discorso, è: come diavolo è possibile che una squadra di Premier terz'ultima in classifica possa offrire 30 milioni di euro più bonus, quindi 35 milioni di euro, ad una squadra di Serie A dopo che lo stesso Bournemouth settimana scorsa ha speso altri 30 milioni di euro? E torniamo sempre lì: il potere di acquisto oggi delle squadre di Premier è completamente sfasato rispetto a tutte le altre club in giro per il mondo. Ma è una roba che già ci siamo detti, una roba che già ci siamo ridetti, che ci ha fatto due palle assolutamente quadre. Dall'altra parte vorrei rispondere a qualcuno che stamattina, commentando questa notizia sul Bournemouth, quella notizia lì, qualcuno mi ha detto: Lollo, siamo dei poveracci, ha scritto sotto, no? Lollo, siamo dei poveracci perché non pareggiamo l'offerta del Bournemouth per 30 milioni di euro. Ma raga, ma io... Parliamoci chiaro. Allora, io sarei contento se Nicolò Zaniolo viene al Milan. Seconda cosa importantissima, a me dei conti, nonostante io sia un Lollo milanisti commercialisti official, a me piace guardare i conti. Ma nonostante a me, per mia deformazione professionale, mi piacciono i numeri, quindi guardo i conti e guardo i bilanci, a me, della bandierina del bilancio e di quanto poi alla fine possa guadagnare il Milan, andare in attivo o non attivo, a me da tifoso del Milan non me ne può fregare di meno, raga. A me non me ne frega niente. A me mi interessa soltanto capire come funzionano le cose. Ripeto, fare video per persone intelligenti. Ma se io devo scegliere tra vincere lo scudetto e vincere la Champions League, ovvero la bandierina del bilancio, io vado tutta... A me non me frega niente, non ci guadagno niente io. Quindi vado tutta la vita a tifare per i risultati sportivi. Quindi, appurato questa cosa, se io so e ho imparato qualcosa come funzionano le trattative di Paolo Maldini e Massara quando vanno a comprare un giocatore, 30 milioni di piccioli, raga, alla Roma, non glieli daranno mai. Non glieli daranno mai, perché ma trovo anche corretto. Cioè, io ti pago 30 milioni di euro un giocatore che tra pochi mesi va in scadenza. Non avrebbe nessun tipo di senso. Allora, a quel punto, Zaniolo rifiuta di andare in Premier, rimane alla Roma, rimane lì, fa la guerra in casa con la Roma, aspetta 3-4 mesi e poi firma con il Milan e lo vendi ad una cifra che altro che 30 milioni. Te ne do 10 e leccati i gomiti perché ti ho dato 10 milioni di euro. Cioè, capite? Secondo me, l'affare, quando si parla di affare, quando si parla di andare a acquistare un giocatore, deve essere una... mi viene con partecipazione, però deve essere un insieme di cose tra cui il profilo sportivo mi va bene, ok, il profilo economico, quanto spendo mi va bene, messa insieme faccio l'offerta per il mio giocatore. Io ovviamente guardo solo l'aspetto sportivo perché, ripeto, le altre cose non me ne può fregare di meno, però capisco che anche chi deve tenere in ordine i conti, e qua ci sarebbe da aprire una parentesi gigante così, ma lo faremo, Vado ovviamente a guardare anche queste cose. Quindi, ricapitolando questi primi 10 minuti di video, la Roma ha ricevuto un'offerta dal Bournemouth di 30 una squadra di Premier da 30 milioni di euro. La Roma ha accettato l'offerta, è andata a Nicolò Zaniolo, ha detto: noi ti vogliamo mandare lì, tu vuoi andare? E Zaniolo ha fatto così. Così. Com'è che si... così. Aspetta che mi metto bene. Ha fatto così. Tipo X, no, assolutamente, lì non ci voglio andare. E quindi niente, quindi questo era l'aggiornamento. Poi, siccome so già, io li conosco,
i miei polli. Siccome so già che sotto a questo video qualcuno mi dirà: Lollo, non hai parlato dell'indagine che è appena partita sulla cessione del Milan. Ragazzi miei, io vi consiglio di andare, perché già ci sono cascati già non so quante persone in questa cosa. L'indagine che è partita è sì sulla cessione del Milan, ma il Milan Calcio, società calcio, in questa cosa non c'entra assolutamente niente, perché è semplicemente una cosa fatta, delle indagini fatte tra dei profili che col calcio Milan, con la società calcio Milan, in questo momento non c'entrano più niente, perché Elio da una parte e Blue Sky dall'altra, mi sembra che si chiami la famosa società di Cerchione d'Avanzo. L'indagine che stanno facendo adesso è sulla cessione fatta da Elliot, quindi ex proprietà del Milan, che vende a Red Bird, e la società di Cerchione d'Avanzo, che è qua, che dice che vuole delle cifre. Ma non entro neanche in merito di quella roba lì, e neanche voi dovreste entrare in merito, perché non è una roba che c'entra con il Milan di adesso. È come se mi dicessero: parte un'indagine sulla vendita del Milan da Berlusconi a Yongong Lee. Io oggi, a gennaio, 26 gennaio 2023, vi risponderei: che cazzo me ne frega a me, sono passati con quanti anni, sono passati 4-5 anni, al Milan attuale non può c'entrare assolutamente niente, concorderete con me. E questa è la stessa cosa, soltanto che a livello temporale non è successa 4-5 anni fa, ma è una cosa che è successa qualche mese fa. Ma ripeto, è una cosa che c'entra, che tiene in ballo, un'indagine che tiene in ballo due soggetti che nulla hanno a che fare con il Milan di adesso. Spero di essere stato chiaro. Poi vi volevo leggere altre due cose. Vediamo. Ah, dello stadio, raga. Vi volevo parlare dello stadio. Allora, che cosa è successo? Ieri ha parlato Scaroni e ha detto una cosa importante. Ha detto che c'è un terzo progetto, quindi presidente Scaroni ha detto che c'è un terzo progetto che non vuole spoilerare e non l'ha detto ai giornalisti, alternativo a il Milan che rimane a San Siro con l'Inter, il Milan che va da solo a sesto, e c'è un altro terzo progetto che lui non ha voluto spoilerare. Io, raga, ve lo giuro, ieri quando è uscita sta notizia mi avete stampinato in mille su Instagram chiedendomi questa cosa, ma raga, ma io non so un cavolo, cioè io come tutti gli altri non sappiamo niente, sono cose della società, cioè quello che vi dico sempre non è perché io sono lì a lavorare allora che so cose, raga, io non so assolutamente nulla, come nessuno sa nulla, perché le fonti non esistono. Però ha detto questa cosa, raga, che è una bella spia per capire che comunque chi sta lavorando a questo progetto sta creando delle altre alternative per far sì che questa cosa diventi reale, perché raga è fondamentale, solito discorso, stadio, bla 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 bla, l'abbiamo già parlato centinaia e centinaia di volte. Basta, ragazzi, questo era tutto quello che vi volevo dire, e come vi ho detto l'altra volta, no, per concludere questa cosa dello stadio, è una mia opinione, e come sempre io sul mio canale sono liberissimo di dire le mie opinioni, a qualcuno sotto magari non piacerà, perché anche ieri ho letto un commento, raga, sotto il video di ieri c'è stato un commento che mi ha mandato... quando arrivo a fine video vi faccio sempre queste dichiarazioni, no? Dichiarazioni un po' così. Ieri c'è stato un video, ragazzi, c'è stato un commento sotto al video di ieri che mi ha mandato letteralmente fuori di testa. Cioè, perché è stato un commento di insulti a me personalmente, di una roba che io avevo detto esattamente nel video, esattamente quello che scriveva nel video, quindi mi ha un po'... Vabbè, fa niente, dai, lasciamo stare. Quindi la mia opinione personale riguardo allo stadio è esattamente questa, ragazzi. Io lo stadio, fosse per me, me lo farei da solo a sesto. Mi farei un AC Milan stadio Silvio Berlusconi, che poi non è vero, sarà un Fly Emirates Stadium a sesto, ma io me lo farei per conto mio. Ma è una mia opinione, ripeto, io non conto niente, ed è semplicemente una mia opinione personale, e che si può anche non essere d'accordo. Raga, oh, vi saluto, vi ringrazio. Vi do appuntamento oggi come sempre, siamo in diretta oggi giovedì, quindi siamo in diretta dalle ore 17 alle ore 18:30 su tutti i canali ufficiali del Milan, per sempre Milan. Ci sarà Mauro Suma, ci sarà Luca Serafini, ci saranno un sacco di ospiti, e parleremo ovviamente della partita della Lazio, parleremo di tante cose. Vabbè, dai, oh, raga, vi saluto e ci vediamo dopo per chi mi viene a vedere sui canali ufficiali del Milan, e invece ci vediamo domani per il prossimo video. Sempre forza Milan, ragazzi, piano piano ci sta tornando il sorriso. Sempre forza Milan, ciao a tutti, ciao.